Siamo qui ad Arco Felice per segnalare ancora il solito problema relativo al semaforo posto dopo la frana e all'alta interruzione che è leggermente più giù, che è ferma da 4 anni. Purtroppo qui il traffico diventa sempre più difficoltoso, anche perché su questa strada non transitano solo le vetture, ma nonostante i divieti transitano anche compattatori, qualche pullman di linea fa il furbo e mezzi pesanti che proprio non dovrebbero passare. E ciò sta provocando non solo dei danni alla sede stradale, ma sta incominciando a provocare danni anche alla struttura, perché la strada, essendo stretta, si incomincia a toccare e si stanno incominciando a rovinare anche i muri laterali di Arco Felice Vecchio. La protezione. Quello che chiediamo da una vita è che questo monumento venga preservato il più possibile. Questi sono i primi segni che vengono provocati in questo tratto quando si incrociano due mezzi. Un bene storico di questa importanza non può subire questi danni e non li deve subire. La dimostrazione è che due mezzi grossi che passano continuano a provocare ferite alle pietre, anche quell'altra lì che dovrebbe in teoria evitare di accostarsi troppo. La cosa che poco si nota, perché la gente non è abituata magari ad alzare gli occhi al cielo, se voi guardate sulla rete, pezzi di pietra che si staccano in continuazione perché l'arco viene sollecitato anche dal traffico pesante. Si staccano in continuazione sassi che la rete ferma. Questa rete è stata messa un po' di anni fa, ma non sono stati mai rimossi tutte le cose che ci finiscono sopra. Guarda, sassi lì, sassi là in fondo, pezzi di mattone. Rovinare questa roba, questo monumento è pura follia. È pura follia.